Sono proprio momenti come questo che stasera vorrei provare a raccontarvi. Momenti in cui una vibrazione incontrollabile ci scuote e ci cattura. Sono momenti brevi, di pochi secondi. Io li chiamo le fessure dell'anima. La prima volta che ho sentito questo brano, mi trovavo a casa di amici. Una sera, dopo cena, si facevano delle chiacchiere parlando del più e del meno. Come spesso accade, c'era della musica in sottofondo, fino a quando non vengo letteralmente rapito da questa melodia, di una dolcezza per me incredibile. Allora chiedo, ma che cos'è? Questa mia grave forma adulatoria raggiunge la sua massima espressione pochi anni dopo, quando decido di dare il suo nome, in realtà il suo cognome, a un cucciolo di pastore tedesco. Quando la incontro per la prima volta, ha 85 anni, una figura esile, magra, minuta. Parla una specie di italiano alla tedesca, in cui le Q diventano C e le U diventano V. Per intenderci, questo diventava questo. Volta pagine, una giovane e carina studentessa di conservatorio pensa che sia giunto il momento di dare un senso alla sua presenza sul palco e così decide di voltare l'ennesima pagina. Peccato però che io di quella pagina ne avessi letto poco meno della metà. Continuando a suonare, aiutato dalla memoria, giro leggermente la testa verso di lei, bisbigliandole: troppo presto, indietro, indietro. Anche lei finalmente si rialza dalla sedia. Ma, contrariamente a quello che pensavo e sinceramente speravo, gira nuovamente un'altra pagina in avanti. Pagine seduto, con le mani incrociate, appoggiate sulle gambe, la testa leggermente reclinata in avanti,
e gli occhi chiusi. Stava dormendo. Scusate, ne approfitto perché ho finito l'acqua.